Ciao, è lunedì e quindi è il momento del solito video con le uscite della settimana che vediamo direttamente dopo la live su Twitch. Quindi partiamo subito con questa ultima settimana di gennaio. Voi potete immaginare poca roba Panini, in generale sì, però un bel po' di manga stranamente. Si vede che se li erano persi per strada. Comunque, partiamo e via. E iniziamo appunto con i manga, dove in realtà abbiamo un bel po' di ristampine, cose che tornano, ve le segnalo rapidamente, così almeno non vi perdete nulla nel caso vi interessino. Intanto, Sido, l'opera di Tsutomu Takahashi, escono il numero 18 e 19, sono vabbè i soliti 7 euro. Credo che me ne manchi qualcuno prima di questi, devo fare un po' mente locale e capire dove sono arrivato, perché prima uscivano abbastanza in modo regolare, adesso ne esce un paio ogni boh tot. Però almeno vediamo di finire la serie, che tra l'altro non mi ricordo assolutamente quanti numeri siano. Poi, momento Berserk, perché arriva il sesto numero della Deluxe, con, vabbè, i soliti 50 euro per 700 pagine. Ci sarà qualche strano errore anche in questo numero? Chi lo sa, lo scopriremo solo vivendo, seguite Caverna, che sicuramente ve lo dice. Comunque, figo, bene che arrivi. Poi, il cofanetto della serie nera con gli ultimi 6 volumetti. Ora, qui ne vediamo 6, quello che contiene sul sito ci dice che è fino al 40, però effettivamente il 41 è l'ultimo, quindi mi aspetterei che sia la serie completa fin dove l'ha curata Miura e poi faranno qualcosa di diverso per i numeri, tra virgolette, nuovi, immagino. Poi, il cofanetto inutile, che tra l'altro qui sì, contiene anche il 41, ce lo specificano, è vuoto, non lo comprate, non buttate i vostri soldi, questi cofanetti sono orribili, inutili e servono soltanto per vendere appunto le versioni complete. Li hanno iniziati a vendere vuoti soltanto perché la gente è matta e li vuole ad ogni costo. Liberatevi dalla follia. Poi, Berserk Collection, serie nera 41, che in teoria non era mai uscito la versione serie nera, era uscita la versione collection e basta. Io ho perso il conto delle versioni di Berserk che esistono, ma vabbè, comunque, se seguite solo la serie nera, ora avete il 41 serie nera, tipo. Quindi, passiamo oltre e abbiamo Superman vs. Food 3, Batman Justice Buster 3 e anche quello di Joker, che però me lo sono perso per strada. Eccolo qua. Quello meno interessante, secondo me, quello del Joker. Fra l'altro, in teoria, questo è l'ultimo numero anche per quello di Superman, mentre dovrebbe essere ancora in corso la serie Justice Buster di Batman. Molto carina visivamente, devo dire che non ho letto il secondo volume, ma da tenere d'occhio, comunque. Poi, abbiamo una novità, Noblesse, questo cofanetto che contiene l'intera prima edizione di questo webtoon riproposto in versione cartacea, pare sia stato un grande successo a livello globale, 3 milioni di visualizzazioni a capitolo, ci porta in Corea dove il vampiro Cadis e trama di Raziel si è svegliato dopo 820 anni di sonno e il suo fedele servitore Frankenstein ora è il presidente di una scuola superiore locale. I due dovranno combattere contro l'Unione. Boh, anche interessante, però non credo che spenderò 44,70 per la versione cofanetto, volendo c'è anche la versione albi singoli che esce tutte insieme. Primo volume, secondo volume e terzo volume, ognuno costa 14,90. Se vi interessa ci può stare. Non lo so, sinceramente non ho visto l'interno come sono i disegni. In teoria c'è anche l'anime. Devo dire che piuttosto che leggermi la versione cartacea di una roba di cui mi interessa relativamente poco, mi guardo l'anime. Comunque, non è veramente autoconclusivo, è la prima stagione, appunto, anche se qui ci dice 3 di 3, perché saranno proposti così, a un cofanetto a stagione. Poi, altra novità, abbiamo Irano e Kagura, meglio, Kagura, credo, 1, 7 euro, 144 pagine, brossolato con sovracoperta, un boys love spin-off di Sasaki e Miyano di Sho Araozono, per i fan dei boys love, e ancora per i fan dei boys love c'è anche Mi togli il respiro, sempre 7 euro, brossolato con sovracoperta. Primo numero di questa storia in cui Yano è un flautista, Shizuki un sassofonista playboy, insieme sono cani e gatti, ma poi gli opposti si attraggono e quindi, boh, solita roba da boys love, non mi interessa particolarmente, però nel caso sappiate che c'è. E vi segnalo anche l'uscita del terzo volume di Yawara in Ultimate Deluxe Edition. Ho preso solo il primo, dovrei recuperare il secondo se ancora è disponibile, in teoria c'è, per cui lo farò. Vabbè, comunque 15 euro. Con calma verrò di recuperarmi anche questa serie perché mi piace molto Urasawa e mi dispiace lasciarmela indietro, anche se pesantina a livello di budget, ma vabbè. Quindi abbandoniamo i manga e passiamo a DC Comics. In realtà esce un po' di cosina anche per DC Comics, sarebbe un po' di cosine, plurale, ok. Intanto, Superman Action Comics 1, la riproposta in cartonato della prima parte della run di Philip Kennedy Johnson.
con Superman contro Mongul, che appunto va a Mondo Guerra lasciando il pianeta Terra sotto la protezione di suo figlio John Kent, un volume di 160 pagine per 21 euro con i disegni di Christian Dius e Daniel Samper. Non male, devo dire, se non avete letto la versione spillata o volete comunque averlo incartonato, un buon recupero. E rimanendo a tema, abbiamo anche Superman, le avventure di John Kent, il figlio di Superman. Queste sono storie invece inedite. Anche questo è un cartonato, contiene i primi 6 episodi, che in teoria sono, penso, tutte, perché non c'è una numerazione nel volume. 144 pagine a 19 euro e vedremo John Kent impegnato a salvare i Kal-El del multiverso che vengono uccisi da una misteriosa minaccia che però John conosce fin troppo bene e tra l'altro pare finirà anche sul pianeta di Injustice, la serie di Tom Taylor che scrive anche questo volume. Che casino, però per chi è affascinato dal personaggio può continuare a leggere le sue avventure anche se non è più sulla serie regolare principale. Olè. Poi vi segnalo che sia Wonder Woman 46 che Superman 4 che Batman 87 contengono i tie-in di Night Terrors, la nuovo evento DC che si sta scatenando, in cui ci sono gli incubi che invadono la mente dei supereroi. In teoria tutti i terrestri sono addormentati e stanno vivendo momenti terrificanti. Non fondamentali, se voleste saltarvi questi numeri potete tecnicamente farlo, vedete un po' voi, però non lo so, magari poi però qualcosa di queste storie riciccerà fuori nelle trame principali, potrebbe essere tecnicamente, magari no però, chi lo sa, comunque vedete voi. Abbandoniamo DC e passiamo a Marvel, solo due cose da segnalare ma carine, la prima è X-23, nuova genesi letale, non così interessante in realtà, volume brossurato di 128 pagine a 15 euro. Qui c'è qualcosa che non torna, perché su anteprima era 136 pagine a 15 euro e se ne ha 128 dovrebbe costarne 14, non lo so, vedremo com'è andata in realtà o hanno aumentato di nuovo i prezzi dei brossolati, non lo so. Comunque è una storia ambientata nel passato di Laura Kinney, la figlia clone Bo di Wolverine, ed è ambientata ovviamente prima di Fall of X. Carino se amate il personaggio, se no anche si può skippare. Gli autori sono Erika Schultz e Edgar Salazar. Decisamente più interessante e soprattutto atteso arriva Doctor Strange Alba e Tramonto. Volumone formato gigante da 24 euro per 136 pagine. In teoria credo sia il classico brossolato all'olandese in cui hanno proposto ad esempio i Black, White and Blood e altre opere particolari. Comunque 24.4x33, formato gigante quindi. Scritto e disegnato da Tred Moore, uno degli artisti più interessanti odierni, molto molto particolare, lo vedete anche dalla copertina. Doveva uscire tipo 4 mesi fa, ma finalmente è arrivato e non vedo l'ora di averlo. E passando oltre abbiamo Panini Comics, solo Star Wars. Intanto inizia sullo spillato la terza serie di Star Wars L'Alta Repubblica, che in originale è sottotitolata Shadow of Starlight, qui l'ombra dello Starlight, però sembra quasi un sottotitolo e non il titolo della serie. Vabbè. Comunque, 3 euro di Charles Soule e Ibrahim Robertson, 32 pagine. Non lo so, non mi ha mai preso questo periodo dell'epoca di Star Wars. Se mai faranno dei volumoni che li contengono tutte, magari li recupero anche in spillato. Sinceramente ho lasciato perdere. E poi vi segnalo anche il romanzo dedicato ad Ahsoka, che non è affatto direttamente dalla serie TV Disney, perché in originale è uscito molto prima e non racconta quelle storie lì, e neanche il personaggio ovviamente arriva direttamente dalla serie TV Disney Plus, arriva dalle Guerre dei Cloni, parliamo di ben prima dell'era Disney, ma ok. Comunque, autore A.K. Johnston, costa 23 euro brossurato per 288 pagine. Se interessati ci può stare. Prima di lasciare Panini abbiamo ancora Disney. Vi segnalo che dovrebbe essere in arrivo il cofanetto pieno di PK con anche litografia e PK card in regalo, 139 euro, e contiene tutti i volumi che abbiamo visto settimana scorsa. In teoria altino il prezzo, ma vabbè, sono tanti volumi cartonati, ben 7, dedicati alle storie di PK, N e New Avengers, ovvero Potere e Potenza, Gli Argini del Tempo, Il Raggio Nero, Cronache di un Ritorno, Il Marchio di Moldrock, L'Orizzonte degli Eventi e il più recente Droidi. Quindi interessante alla fine, se siete fan di PK e non li avete acquistati precedentemente, ci sta. E poi vi segnalo anche il volume dedicato a Fantomius. Questi sono i primi episodi dedicati all'ispiratore di Paperinik, e lo so perché ho letto un po' dell'omnibus di PK.
Storia del 2012 di Marco Gervasio, nel caso siete fan, può essere interessante, anche se mi sa che non è una riproposta completa, ma sono soltanto le prime. Però ci può stare. In tutto erano 31 episodi, oh, non sono un fan Disney, lo sapete. Passiamo quindi a Bonelli. Per Bonelli vi segnalo un po' di cosine. Intanto questo libro di Dylan Dog, ovvero Dopo un lungo silenzio, è una nuova edizione, cartonata, in formato gigante tra 22x31 e ripropone fondamentalmente, credo anche con degli extra perché sono ben 144 pagine, questo albo della serie regolare, ovvero Dopo un lungo silenzio, che è stato il primo scritto da Tiziano Sclavi dopo anni di pausa, per cui molto interessante alla fine. Se non lo avete in versione brossolatina o lo volete comunque in una versione di lusso, ci sta. Disegni di Giampiero Casertano comunque. Poi Dragonero, abbiamo un po' di uscite per Dragonero questa settimana. Il primo è un libro dedicato ad Alben negli eroi, storia inedita, formato 22x30, 72 pagine, costa, non c'è scritto, ma credo una diciannovina di euro, così a memoria, e fondamentalmente è ambientato poco prima della riapparizione di Alben durante la saga nuova di Mondo Oscuro, quindi se seguite la serie ci sta a recuperarselo se volete un approfondimento su questa cosa. Disegni molto molto fighi, devo dire, tra l'altro di Simone Garizio, e testi di Stefano Vietti. Poi abbiamo anche Dragonero Conan con il demone di Tarantia, terzo e ultimo capitolo di questo crossover fra i due eroi. Devo dire che io l'ho trovato più che gradevole nella lettura. Penso che prima o poi mi recupererò il cartonato, quando tanto inevitabilmente arriverà, perché mi piacerebbe averlo in un'edizione un po' più di pregio. E poi vi segnalo anche Dragonero La Via dei Boschi, che invece ripropone una serie di storie di Dragonero classiche con un filo comune della stregoneria nell'universo di Dragonero. Interessante se non avete già tutti i volumi brossolati, anche se sinceramente preferirei recuperarmi quelli lì. Chiudiamo con Bonelli, con questo libro delle storie, ovvero La Corsa del Lupo di Gigi Simeoni, che ripropone una serie di avventure precedentemente già edite, ma ora in versione cartonata, formato 19.5x26. Potrebbe essere interessante se vi interessa, se vi piace, stile buono, e quindi ci può stare, non ne so moltissimo ovviamente, però se siete fan di Gigi Simeoni, perché non recuperarsi anche questa opera se non l'avete già recuperata a suo tempo. Quindi, tornando ai manga, Star Comics, nessuna novità specifica di Star questa settimana, però, come potete vedere, abbiamo in uscita il nuovo numero di Ado, che non vedevamo da un po', Clear Card di Cardcaptor Sakura, e continuano Conan, Dragon Ball dell'Ultimate Deluxe Edition, Kamisama Kiss, Record of Ragnarok col 18 e Welcome to the Ballroom. Per J-Pop invece abbiamo una novità in cofanetto direttamente, ovvero No You Girl, dall'autore di Alice in Borderland e Zombie 100. E, se non sbaglio, racconta di una ragazza che gira per acque termali in giro per il Giappone, ma anche in luoghi piuttosto pericolosi, come vediamo dalla maschera antigas, tipo, non lo so. E poi continuano Dandadan, La Nave di Teseo, Lei e il suo cane da guardia e The War of Greedy Witches con il quarto volumetto. Vi segnalo anche per Doku Coconino l'uscita del terzo volume di My Why, anche se in realtà devo ancora leggere i primi due che mi avevano dato durante Lucca, purtroppo mi si sono accumulati un po', ma magari vedo di leggerli per capire se continuare o meno la serie. Visivamente molto interessante, di Mochizuki Minetaro, però non ho ancora capito esattamente se la trama mi attira o no. E poi vi segnalo anche per Musubi Edizioni Colorless di Kent, che presumo sia l'autore, un manga particolare di cui però non so moltissimo di più. Per quanto riguarda invece gli amici di Saldapress, anche qua abbiamo un manga, perché arriva, se la mia idol preferita arrivasse al Budokan Morirei, con il primo volume, costa 7,50€ per 168 pagine, ed è disponibile, oltre che nella versione regular, che vediamo qua, anche in un'edizione variant in cui viene riprodotto il CD delle idol protagoniste, le Cham Jam, e oltretutto c'è anche in regalo in più il calendario 2024 con appunto le protagoniste femminili del gruppo di idol. Ma le uscite Saldapress non finiscono qui, infatti arriva anche finalmente la versione cartonata di Aerosmith, Il fascino della divisa, un fumetto di qualche anno fa di Carl Busick con gli ottimi disegni di Carlo Spacheco, ambientato in un mondo alternativo in cui però c'è comunque la Prima Guerra Mondiale, ma combattuta con la magia. Molto molto interessante, visivamente molto molto bello, e inoltre seguirà nei prossimi mesi anche il secondo volume, inedito per ora. Comunque costa 24,90€, e se amate gli incredibili disegni di Carlo Spacheco, che purtroppo ci ha lasciati, è un'ottima occasione per recuperarsi un bel pezzettino di fumetto. Chiudiamo con Bao e con Qual è il posto più lontano da qui, volume 2.
in arrivo il 26 gennaio. In realtà era già previsto, ma avevano sbagliato con la data e quindi c'era un po' di casino. Sembra in realtà un fumetto piuttosto interessante. È il secondo volume, questo. Il primo era uscito l'anno scorso. E ci porta in un mondo in cui non esistono gli adulti e i ragazzini si contendono un territorio post-apocalittico che a stento somiglia al nostro pianeta. Sembra una roba molto molto interessante, molto molto particolare. Purtroppo non l'ho letta e non credo ci sia spazio nel budget, ma magari a qualcuno può interessare. E quindi fateci un pensierone, è di Matthew Rosenberg ai testi e Tyler Boss ai disegni. Piacevole. E con questo abbiamo concluso anche per questa settimana con le uscite. Come sempre, fatemi sapere voi a cosa siete interessati, cosa andate a recuperare, se c'è qualcosina che sapete al 100% che esce ma per qualche motivo non ho trovato e ci sta, succede, segnatemelo nei commenti. Io, come sempre, intanto vi ringrazio di aver seguito il video. Se vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Vi ricordo che ho un gruppo Telegram in cui parliamo di fumetti, un canale con le notifiche e un canale con le offerte. Mi trovate tutti i giorni in live, da lunedì al venerdì alle 18 e la domenica alle 21. Poi c'è il secondo canale YouTube, Cantina Pelata, dove ricarico le live. E ovviamente tutti gli altri social, Instagram, TikTok, Facebook, eccetera. Noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video e per ora potere pelato!